la discussione sulla risoluzione di cui avevo detto, proposta di intervento della Regione Abruzzo avverso il decreto ministeriale del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di dichiarazione della compatibilità ambientale numero 166 del 19 giugno 2014. Ricordo che ai sensi dell'articolo 158 del regolamento la risoluzione è illustrata per non più di 5 minuti all'inizio della seduta, dopo l'interrogazione e le interpellanze, come stiamo facendo. Nella discussione possono intervenire un oratore contro ed uno a favore per non oltre 3 minuti ciascuno. Nel corso della votazione della risoluzione non sono concessi interventi per dichiarazioni di voto. Prego il consigliere Mercante di illustrare la risoluzione. Grazie Presidente, devo consegnare qualche foto al Presidente. Volevo chiedere Presidente se sa che cosa rappresentano. Glielo dico io. Esatto. Tre giorni fa è saltata una conduttura di gas a Taiwan, ci sono stati 24 morti, 270 feriti, 12.000 famiglie senza l'energia elettrica, 24.000 famiglie senza gas. Allora questa, la risoluzione che proponiamo noi ovviamente è contro il decreto di compatibilità emanato dal Ministero dell'Ambiente il 19 giugno, lo stesso giorno in cui è stata rilasciata l'autorizzazione sullo stoccaggio Poggio Fiorito. Qui parliamo di San Benedetto del Tronto, ovviamente un'area fortemente antropizzata. Il progetto insiste anche sulla provincia di Teramo, in modo particolare nei comuni di Colonnella, Martinsicuro, Alba Adriatica e Tortoreto. Come Movimento 5 Stelle ovviamente rievidenziamo, non possiamo che risottolineare i rischi che derivano dallo stoccaggio sotterraneo, in modo particolare per questo progetto e la cui entità è di 522 milioni di metri cubi di gas, e proponiamo ovviamente contro il decreto di compatibilità ambientale un suo intervento e di valutare eventualmente insieme all'ufficio legale tutte le opportune azioni in proposito. Se vi va bene la possiamo dare per letta, così come volete, come decidete. Grazie. Altrimenti la leggo. La diamo per letta? Ok, grazie. Bene, grazie. Chi parla a favore? Il consigliere Mariani, prego. Buonasera onorevoli colleghi, mi associo a quello che appunto ha proposto il consigliere Mercante, perché appunto ci siamo confrontati su questa questione che naturalmente ha un interesse notevole, riveste un interesse notevole per quanto riguarda la nostra provincia, soprattutto perché è al confine. Citava appunto prima il consigliere i comuni di interesse del Teramano. Quindi in ottica di preservare quello che è il nostro patrimonio turistico ambientale, mi sono permesso appunto di proporre alcuni suggerimenti al consigliere Mercante, che appunto ha accettato, e di conseguenza ci sentiamo come capogruppo del Partito Democratico di essere d'accordo, e quindi ben venga quando ci sono sinergie di questo tipo. Grazie. Grazie. C'è qualcuno contro? Se non c'è nessuno contro, chiedo al gruppo del Movimento 5 Stelle l'appello nominale se è valido o se è ritirato, se sono tutti a favore. Ritirato? Bene. Chi è favorevole alla risoluzione alzi la mano. Bene. Chi è contrario? Chi è astenuto? La risoluzione è approvata all'unanimità.